Buongiorno, mi sono appena alzata, il sole è appena alto nel cielo e sono già in giro, scalza, nel mio giardino e con le mie cocche, le mie Maggie, il mio vicino che mi segue come un cagnolino. Che meraviglia, ma che cosa si può volere di più che camminare a piedi nudi nel verde, tra gli alberi, nella natura? È la medicina più potente che esista. Ora io sto entrando nell'orto perché voglio andare a raccogliere parte. Guardate che meraviglia, quanti susini. Peccato la grande ne le ha battute abbastanza, però speriamo che si possano mangiare. Devo continuare la raccolta dei piselli. Vedete? Li ho tutti qui. Eccolo qua. C'è un silenzio meraviglioso, una pace. Si sente solamente gli uccelli. Uno diverso dall'altro poi, sono le tortore, passata la gazzaladra, ogni tanto una macchina, perché comunque sono in campagna ma ho un bordo strada. Ah, è la pace dei sensi. Quando si sta male, veramente una delle cose più importanti da fare è quella di stare in mezzo alla natura. Io sono sempre in pigiama oltretutto, il mio vestitino nel quale dormo. Ora raccolgo tutti i miei pisellini, così poi dopo comincia tutto il lavoro della sgranatura, perché siamo proprio nel momento giusto. A parte che io adoro mangiarli crudi, mi piacciono tantissimo proprio. Nell'esame delle mie intolleranze infatti non potrei mangiare pisellini, perché comunque è una proteina ma è anche ricca di zuccheri, però appena raccolti, dai, non posso. Ah, il micetto che gioca con i pisellini. Allora, mia mamma c'è già arrivata ieri, infatti sto raccogliendo solo quello che è avanzato. Abbiamo già fatto diverse buste di piselli da congelare. Ecco fatto. Comunque, il mio messaggio di stamani era: chiunque di voi abbia la possibilità di avere un giardino, anche piccolo, appena alzati la mattina, non solo si può fermare a vedere, osservare il sole che sta nascendo, quindi all'alba verso le 6:30, 7, è una cosa meravigliosa. Entra la luce dentro di voi e vi rimane all'interno per tutta la giornata. Ma proprio il camminare scalza, camminare scalzi nei prati, nella natura, e avere il contatto immediato appena alzati con la madre è una cosa veramente terapeutica. C'era un igienista del 1800, in questo momento mi sembra Jennings, il quale scriveva già nei suoi trattati che non ci sono medicine per le malattie in realtà, ma basta tenere la persona nella natura, alimentata con una buona alimentazione, e, nel silenzio e nella pace, e il corpo attiva un processo di autoguarigione, perché questa è veramente la sua grande capacità. L'ho detto e ridetto tantissime volte nei miei cerchi di donne, nei video YouTube, se avete voglia di andare a vedere anche qualcosa fatto, detto e fatto nel passato. Ero più giovane, avevo meno consapevolezza, però comunque le informazioni sono un po' sempre le stesse, perché fortunatamente io sono nata in campagna, ho sempre vissuto in campagna, pertanto quando entro in città, nei luoghi affollati, ma soprattutto inquinati, sento una puzza nell'aria insopportabile, che viaggio sempre con un foulard, che veramente non ce la faccio, pur essendo in la Toscana una terra bella e ricca di verde, vi posso assicurare che anche qui l'inquinamento è molto alto e lo si percepisce tantissimo. E ecco appunto, quindi dicevo che non c'è regalo più bello che alzarsi la mattina e proprio rivolgersi. Il sole là dietro le nuvole questa mattina, c'è il mio canetto che gira, io sono piena di animali, avevo anche le tartarughe. Cosa fai? Ti sporchi tutto, eh?
non lo vedi che ti sporchi tutto. Le galline hanno fatto la buca, che ho piantato abbiamo piantato le patate e stanno arrivando anche le zucchine. Comunque proprio il contatto con i piedi, vedi? Ah, mi sono fermata anche al mio olivo preferito, l'albero con il quale spesso parlo, gli vado a chiedere aiuto, che ora vi faccio conoscere. Sono già stata lì ad accarezzare tutta la sua pelle, tutta la sua corteccia, ed è stato veramente meraviglioso. Poi si rientra in casa e in realtà, anche se abbiamo fatto dei brutti sogni, tutto è guarito. È veramente una magia. Non è una magia, è natura. È natura, siamo noi che siamo stati denaturati. Come? Eccolo, vieni. Eccolo qua. L'abbiamo tagliata e potata, abbiamo lasciato i rami più lunghi perché quando poi mi ci trovo sotto. È un bel alberino, avrà una quarantina d'anni questo alberello d'olivo, mi fa sempre un sacco di olive e poi in una bella posizione. Ah, che meraviglia! Dovete provare qualsiasi albero, sono proprio vivi. Sono vivi, parlano. Si sentono, si percepiscano. Se state un'ora e mezzo abbracciati ad un albero, può sembrare tantissimo per alcuni di voi, però se solo provate a stare con un albero per un'ora, specialmente alberi come le querce, molto potenti, dopo sembrate come posso dire, destabilizzate. Ha lavorato proprio con noi e ha riequilibrato tutto il nostro corpo, quindi abbiamo bisogno di Ciccio, amore, Shadow, la mia ombra, questo è il mio gatto, la mia ombra, vero? Oh. Aia! E veramente ci si alza, e abbiamo anche un giorno a volte di destabilizzazione, proprio perché abbiamo dovuto connetterci con l'energia dell'albero e abbiamo impegnato il nostro corpo a ritrovare l'equilibrio della natura. Guardate che meraviglia che è. Ne ho tanti, ce ne sono almeno una cinquantina, però questo è quello che io ho scelto. Mamma mia, ringrazio ogni giorno che posso fare questa cosa tutte le mattine. Ho il mio dondolo, i miei limoni, il mio spazio per leggere. Ecco l'altro micetto, macchia, macchia, che ci hai fatto? E se furbo ti sta nel dondolo? Allora dovete sapere che Shadow, quello nero, dorme invece insieme alle galline. C'è una scatolina in più dove ho messo la paglia, lui si infila là dentro e non ne vuol sapere, Anche storta, vedete quella la storta? Guardate, quella lì. Ecco, Shadow dorme laggiù. Le uova non ci sono ancora, ma solitamente tornano a farle. Oh, buongiorno! È lì Shadow, hai visto? È arrivato anche il mio bambino, quindi sarà le 8:30, allora che io vi devo salutare. Grazie. Grazie per essere con me anche in questa mattina tiepida ma meravigliosa.